L'importanza della mentalità aperta. Ciao, sono Marco e benvenuto nel mio canale. Oggi ti volevo parlare dell'importanza della mentalità aperta. Questo per me è un argomento veramente fondamentale. È quello su cui si basa tutta la mia vita, la mentalità aperta. Perché ti dico questo? Perché ho notato che durante la mia vita, durante la mia crescita, la mia mentalità si apriva sempre di più. Mentalità aperta intendo non dare per scontato determinate cose, guardare ben oltre le maschere delle persone, guardare ben oltre le azioni delle persone, non giudicare, perlomeno. Tendo a non farlo sempre, ma non è semplice. Non dare niente per scontato, godersi ogni momento, non è facile. Anche tutt'oggi, nonostante tanti anni di studi e più che altro di lavori su me stesso, non è semplice. È un obiettivo alto, è un obiettivo per me ultimo, riuscire a cogliere ogni significato di tutto quello che mi accade. Avere la mentalità aperta è anche nelle relazioni, ma soprattutto con te stesso. Devi cominciare, perlomeno quello che ho fatto io, ad autoguardarti, auto-osservarti, autovalutarti, ma non in maniera completamente severa. Perché purtroppo cosa succede? Fin da piccini ci viene insegnato che se facciamo bene siamo premiati, se facciamo male siamo puniti. E spesso i nostri genitori non lo fanno continuamente, secondo quello che facciamo, perché magari sono distratti, sono stanchi dal lavoro, cioè non sono continuamente lì con noi ad osservarci. E quindi di conseguenza piano piano noi tendiamo ad autovalutarci da soli e noi tendiamo a autosabotarci da soli. Avere la mentalità aperta è anche questo, sapere scindere le tue azioni. Quando sbagli è un'esperienza, è un modo per non fare una cosa. Quando fai bene una cosa, sii grato con te stesso perché ci hai messo tutto il tuo impegno. Nelle relazioni, avere la mentalità aperta è importante. Parlare è importante, dirsi tutto quanto è importante, cercare di avere il meno segreti possibile è importante e, ma soprattutto, è importante provare qualcosa per quella persona e non starci perché è bella o perché fa figo o perché magari è utile o perché magari altre cose. L'importante è essere sinceri con se stessi. Avere la mentalità aperta è anche questo. Essere sinceri con se stessi, ammettere a se stessi la verità, qual è nuda e cruda, non giudicarsi per quello che pensiamo o facciamo, ma farlo in maniera più intelligente possibile e con il cuore, sempre. Avere la mentalità aperta è anche capire il mondo per come gira. Capire che c'è ben oltre a quello che vediamo, che non è solo il materiale che conta, ma l'importante è noi stessi, la nostra evoluzione. Siamo qui per evolvere, siamo qui per capire, fare esperienza. Avere la mentalità aperta vuol dire anche capire che prima o poi questo viaggio finirà e quindi goderselo a piccole dosi, giorno dopo giorno, il più possibile. Avere la mentalità aperta vuol dire anche porsi un obiettivo, anche più di uno, che sia il più piccolo possibile, che andare in un determinato posto o fare una determinata cosa o raggiungere un determinato obiettivo lavorativo. Però l'importante è avere quella piccola scintilla che ogni mattina ti fa alzare. Quella piccola scintilla che ti dice: oh, stamani mi sono alzato per un motivo. E non: oh, che palle, mi tocca alzarmi anche stamani, andare al lavoro, mangiare. Ecco,
Per me questo è l'atteggiamento che non piace, perché già il fatto che tu possa essere vivo e sano è già un miracolo. Spesso vedo persone che vivono come degli zombie, con musi lunghi, che hanno tanto dalla vita, ma non riescono a vederla, perché il loro focus, la loro attenzione è su un altro, è sui soldi, è sul materia. È sull'apparire e non è sul godersi quello che hanno. E cosa succede? Che quando perdono quello che hanno, danno la colpa agli altri, danno la colpa al capo, al lavoro, al mondo che non va, quando magari dovrebbero capire e autoanalizzarsi loro e capire che sono loro che devono migliorare, non il mondo. Perché se tutti noi migliorassimo, anche il mondo migliorerebbe. Però se noi non facciamo azione per migliorare il mondo, di conseguenza il mondo non migliora da solo. Siamo qui, su questa terra, e siamo nati in un'epoca con i soldi. E ti dico io, purtroppo, bisogna farli. Però farli con intelligenza. Avere la mentalità aperta vuol dire anche questo, capire ben oltre, dare la giusta importanza alle cose importanti, ognuno ovviamente alle sue. E cosa fondamentale, non perdere mai l'equilibrio dentro di noi. Non focalizzarsi troppo sui soldi, troppo su una cosa, perché sennò il resto sciama. Perdi attenzione per le altre cose. E invece avere l'equilibrio vuol dire dare la giusta attenzione al lavoro, ai soldi, alla famiglia, alla tua ragazza o ragazzo e via dicendo. Mantenendo l'equilibrio, riuscirai piano piano ad avere tutto. E cosa fondamentale, per mia esperienza, non avere fretta. Ogni cosa arriva a suo tempo. Non bruciare le tappe, ma goditi il viaggio. Questo, per me, è avere la mentalità aperta. Ti ringrazio ancora per aver visto questo video. Ti ringrazio ancora per il tuo tempo. Ti invito a iscriverti al canale e a cliccare qui sotto sulla campanella per rimanere sempre aggiornato o aggiornata. Ma cosa fondamentale, se come me sei curioso o curiosa, prima cosa hai una playlist enorme nel mio canale YouTube di estratti audiolibro, quindi se vuoi cercali e ascoltali quando ti pare. Se vuoi come me cambiare lavoro, cercare qualcosa di diverso e di stimolante, io ho trovato il digital marketing e lo sto studiando grazie al Business Box Italia. Se vuoi migliorarti, cambiare lavoro, lavorare online, che secondo me è il lavoro del futuro per come si stanno svolgendo i fatti, ti invito ad guardare il webinar qui sotto, gratuito, guardalo, fatti un'idea per capire un po' come funziona questo mondo. Io ti ringrazio ancora per aver visto questo video. Ah, ti invito a iscriverti al canale Telegram che ho creato. Siamo in pochi ora, però secondo me cresceremo tanto, dove all'interno ci scambiamo le informazioni, ci scambiamo a volte posto dei film, posto tutte le perle che a me mi hanno fatto crescere e di conseguenza faranno crescere anche voi, ne sono sicuro. E che dire, grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao. Siamo arrivati alla fine del video. Ti invito nuovamente a iscriverti al mio canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato o aggiornata su tutto quello che pubblicherò. Se sei curioso o curiosa e non sai ancora cos'è Business Box Italia, male. Ecco per te un breve riassunto. Business Box Italia è una scuola online dove grazie al programma Academy imparerai tutto quello che serve e molto altro per creare, lanciare e rendere profittevole qualsiasi business online. Con il programma Mentor potrai far parte di una cerchia ristretta di persone che hanno migliorato la loro vita grazie ai consigli di quattro mentori straordinari. Fai azione e ci vediamo dall'altra parte. Alla prossima!